A tre giorni dall'avvio delle consultazioni al Quirinale, i partiti discutono di governo e scenari futuri. Il nodo premiership resta al centro del confronto tra Salvini e Di Maio, mentre il PD ribadisce la linea dell'opposizione. Bruno Luverà. Alla vigilia del primo giro di consultazione del Capo dello Stato la fotografia è quella dello stallo. Il Movimento 5 Stelle chiede il rispetto della volontà popolare. Per i pentastellati non è pensabile un governo che non sia guidato da Luigi Di Maio. Attenzione al programma, poi, a partire dai tagli alle spese della politica e all'introduzione del reddito di cittadinanza. I 5 Stelle chiedono anche un passo indietro a Silvio Berlusconi. Vogliamo dare un governo a questo paese per risolvere i problemi che i cittadini sentono di più, e lo vogliamo fare con Luigi Di Maio Premier, che ha ottenuto 11 milioni di preferenze, un terzo del paese.